Buongiorno a tutti, benvenuti alla puntata numero 31 del 2017 di Electric Motor News con delle novità del mondo dei motori, dei veicoli ecologici in generale, in tutti i suoi aspetti, anche le problematiche dei veicoli ecologici, che non sono poche purtroppo. E vedremo dei servizi con un'intervista a Franco Barbieri che abbiamo fatto in occasione di un nostro incontro a Eco Dolomites, che racconta un po' di particolari veramente interessanti da sentire. Vedremo anche un servizio di Michelin e di come vede il futuro la casa di Clermont-Ferrand, Ford e DHL che firmano un accordo con Street Scooter per la fornitura di furgoni per le poste tedesche. Infine Range Rover e Suzuki con due servizi interessanti che vedremo appunto in questa puntata. Ma il primo all'ora dei servizi con Franco Barbieri, con il quale abbiamo parlato della Fiat, lui è un ex uomo Fiat, e racconta alcune particolarità interessanti da sentire in occasione di Eco Dolomites. Vediamo. Tu sei stato ex uomo Fiat, Sì, è o vero. sei ex uomo Sono Fiat. stato. Si sa, noi seguiamo, come ben sai, la Formula E, siamo gli unici ad Certo. aver fatto tutte e Sì. 33 le gare di Formula E, e si parla tanto di questo FCA, Fiat Chrysler Automobiles, che Sì. sta arrivando o che arriverebbe in Formula E, qualcuno dice con Ferrari, qualcun altro dice con Maserati. Maserati. Tu, come ex uomo Fiat, che conosci più da dentro quello che è la mentalità del gruppo, cosa ne pensi a livello personale, ovviamente? Sì, conosco la mentalità, ho degli amici carissimi che ancora sono lì e che lavorano, abbiamo parlato. FCA non ha la tecnologia, loro non presidiano questa tecnologia. Come tu ben sai, domani spero che tu vedrai anche Gianfranco che importa le 500e in Italia. Per arrivare alla tua domanda, FCA lo può fare nel momento in cui questo gli è utile per dare uno spolvero di immagine, non fa parte della loro strategia. Le regolamentazioni europee vedono FCA essere sotto i limiti imposti, quindi loro non hanno bisogno di lavorare sull'elettrico. Hanno fatto la 500 elettrica perché dovevano vendere le macchine. Negli Stati Uniti, tra Stati Uniti, l'altro. punto. Dove non devono farlo, tipo Europa, ma non lo faranno mai, non lo faranno mai, perché è un'azienda che lavora per compliance, cioè ci sono i leader e ci sono i follower, poi ci sono i fast follower e quelli che arrivano dopo. Sì, sono un'azienda, allora, ex uomo Fiat, da noi si diceva che bisognava vendere Panda punto e basta, perché quello è il forte. Io poi ho lavorato in Alfa Romeo. Abbiamo cercato di fare un lavoro sul brand, ma la tecnologia è quella. Quindi ho grande affetto per gli amici che lavorano in Fiat, ma anche loro dicono non abbiamo la tecnologia. Figurati, Grazie. è sempre un piacere vederti.